ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono a Mariano del Friuli con questa macchina cromatissima. Più lucida di così e specchiata non si può. Ma il proprietario chi è? Chi è? Chi è il proprietario? Chi è? Amo la mia Audi. Amo la mia Audi. Chi poteva essere? Non vedi che c'ho la fronte che è più lucida della macchina, guarda. Allora ragazzi, oggi come avete visto la copertina presentiamo la sua S3, perché prima, forse non tutti lo sanno, aveva una A3 turbo diesel. Esatto. E adesso è passato al benzina, che va molto molto forte. Che mondo ragazzi, vi si apre un mondo totalmente differente. Sì, ti piace consumare di più? Devo andare. Arrivederci. Adesso descriviamo un attimino la sua S3, che vedrete in sovraimpressione. Quindi adesso entreremo nella pista di Mariano del Friuli al VF Circuit e tireremo un po' di traversi per quello che si può fare, perché i controlli al momento non spieghiamo perché non si possono disattivare. No, si può spiegare, sapete l'assetto, sì? Praticamente è stato cambiato con l'assetto ad aria, sì. E quindi rimane un bug a livello delle centraline dell'assetto originale Audi. Spieghiamo un attimino che cavolo ha questa S3, perché non è normale questa macchina, non è normale. Allora, fammela vedere. Allora, intanto hai un wrap più che unico, bello cromato, lucido, e che tra l'altro rispecchia un po' anche la mia vecchia auto, che era quella turchese azzurra. Beh, prima era turchese, adesso è oro, quindi. A livello di modifiche siamo stati abbastanza, diciamo, easy, soft. Abbiamo il centrale che è stato liberato, abbiamo un muffler e un inlet, quindi la turbina ha ingresso ed uscita. Facciamolo vedere, sono troppo curioso. Non sono facili da vedere perché essendo all'interno... Almeno vediamo l'aspirazione. Ho messo un'aspirazione R600, tutti i dettagli, recupero vapori olio, tutto racing line, mappa racing line, e come vi dicevo inlet e muffler che sono aspirazione per la turbina in entrata e in uscita maggiorate. Per il resto è stock, è molto tranquilla, a livello di scarico non fa tutto questo casino, magari succederanno cose, però mi sono dato di più sull'estetica. Se andiamo a vedere all'interno, infatti, andiamo. Abbiamo un volante R8 full carbon con LED cambiata, naturalmente la mia è una S3 un po' particolare, cambio manuale, quindi inusuale, un po' rara, ma che vi permette di divertirvi in una maniera indescrivibile. Sono d'accordo con lui, non è niente male. Divertente, molto divertente, e sono contento in un certo senso che la polizia abbia fatto quello che ha fatto, quindi mi abbia diciamo incentivato ad andare a fare questo upgrade. Vabbè, questo se volete passaggio. Sapere cosa è successo, andate a seguirlo e ve lo racconta lui. Quindi dopo tutto questo carbonio e questo wrap, adesso io direi di far vedere che cosa succede dal telefono. Ah sì. Prendo il telefono. Perché lui dal telefono ha un'applicazione che non è Google Maps e non è neanche Instagram. Esatto, non è neanche Instagram. Allora, lo possiamo fare dall'esterno. Beh, già da qua si capisce un po'. E anche dall'interno. Però tiriamola tutta su per far vedere proprio la differenza. Ah, l'hai spoilerato con questa affermazione. Spoilerato. Tiriamo tutta su, poteva essere anche una frase di Max Felicitas. Salutando il tuo dettagli, amico. Dettagli. Okay. Allora, partiamo da tutto in alto. Sì, no, potrebbe salire ancora. Ecco, questa è, diciamo, l'altezza che mi permette di entrare nei garage, in tutti quei posti. La standard, che hanno. Diciamo. Esatto. Okay. E quindi no, adesso andiamo a esibizione e la macchina magicamente decide di accovacciarsi. Di accovacciarsi e prendersi una pausa. Cioè ragazzi, non si vede più il cerchio, cioè, è andato a finire dentro il parafango. E adesso noi la rimettiamo su perché stiamo per entrare in pista. Esatto. Adesso dategli un attimo di tempo e voilà. Beh, ma non è mica niente male questo, eh? È molto bello. Perché l'hai fatto? Perché l'ho fatto? L'ho fatto perché mi piace molto andare a raduni dove vengono esposte in maniera di expo i veicoli. Questa caratteristica in questo mondo del tuning è molto apprezzata a livello estetico. Devo dirvela tutta, usandola come daily, sicuramente non è tutto questo comfort, ecco, sulle strade che abbiamo in Italia. Lo apprezzo anch'io, non rimane che entrare in pista. Let's go! Ma prima di entrare in pista, vediamo un attimino meglio l'interno di quest'Audi, perché è molto molto lavorato rispetto alla mia, perché io ho un po' di carbonio, ma lui ne ha chili. Simo, a te la parola, raccontaci. Allora, un pezzo alla volta, perché il carbonio vero ha un prezzo. Sì. Potete vedere qua dietro, questi sono stati fatti in cubicatura di immersione, quindi è una verniciatura e non è un'effettiva fibra di carbonio, ma un bellissimo effetto finale. Però dopo aver visto questi lavori che sono rivestimenti dei pezzi originali, oppure qui dietro anche vicino al contachilometri, sono rivestimenti del pezzo originale con
fogli di fibra e resina di alta qualità. Infatti vedete anche una trasparenza molto chiara, bianca e non giallognola. Abbiamo le modanature che sono originali RS3, tutto il tunnel centrale, carbonio. Bello. E questo è il comando di quello che avete visto prima, che è l'aria. Quindi sostanzialmente con questo comando o lo faccio dal telefono o lo faccio da lì. Nel caso non avessi il telefono, comunque c'è un telecomandino, questo ti manda totalmente a terra, questo totalmente a gomma. Ah, sono gli estremi quindi. Esatto. Quindi. Okay. E queste tre te le puoi settare, generalmente qua si mette quello di guida statica, qui si mette quello un pelino più alto per entrare nei parcheggi sotterranei, per entrare comunque in salite e discese ripide, e questo qui invece si mette molto 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 bassa e ti permette di andare praticamente solo dritto. Sai, entri in un raduno, vuoi far vedere che sei low, bene, ti metti quello e la gente si chiede come fai a curvare, giustamente. Bello, bello. Poi vabbè, queste cosa sono? C'è praticamente tutto un kit di ambient light, che adesso vabbè, a parte che è giorno, comunque riuscite a vederlo un po'. Però dal video qualcosa si vede. Esatto. Sì, qualcosa si vede. E quindi, compreso nell'interno di questo kit ambient light, abbiamo anche queste bocchette simil Mercedes, che sono anche esse retroilluminate. Adesso ripeto, è molto debole perché soprattutto sulle bocchette rimaniamo leggermente più diffusi, okay, più soffusi, perché sono altezza occhi e magari potrebbero dare fastidio, quindi chiaro, rimaniamo un pochino più soffusi. Però ecco, diciamo che un purista mi verrebbe a uccidere subito. Sì. Ce ne sono tanti, me l'hanno già detto. Ma è soggettiva. A me piacciono tutto sommato, non sono male. Però adesso è giunto il momento di Adesso entriamo in pista. Bene ragazzi, finalmente si entra, ma vai piano, ho paura. Vai piano che ho paura, vai piano. Eccolo. Attenzione. Le Audi non girano. Allora Simo, dacci i tuoi feedback. Praticamente la senti veramente scivolare come non avesse peso, cioè è strano, però è troppo divertente. Sì, scusate ragazzi, ma è difficile star stabili in queste condizioni. Porco cane! Le Audi vanno dritte. Ogni tanto c'è qualche oscillazione che non mi rende così tranquillo, non so come dire. Bene, adesso usciamo e vediamo com'è andata. Come vedete io ho perso un litro d'acqua dopo questo drift. Io un litro di vino. No, non stavo guidando. No. E niente raga, diteci voi cosa ne pensate di questo bolide. Le modifiche sono carine, sono tamarre, poteva fare di più, non penso. Ma invece sì, si può sempre fare di più. Sì. No, carbonio dentro, qualcosina si può fare di più. Sì, c'è in progetto, qualcosina già. E vanno motore, dai, non spoilerò troppo, dai. Qualche cavallo in più. Ma se volete sapere che modifica andrà a fare, andate a seguire sul suo profilo Instagram. Simon. Amo la mia Audi. Cioè non è perché poteva chiamarsi amo la mia Fiat Punto, cioè, no, amo infatti, la mia Audi. Infatti andate a vedere il mio canale ragazzi, dove potete trovare un sacco di roba, sia dalle cose home, lavoro artigianale, lavori fatti in casa. No. Chi offre di più? Fatte da se stessi, fatte in casa, in modo tale che potete fare homemade. Quindi strisce LED, modifiche, sì, ma anche semplicemente, che ne so, manutenzione ordinaria e straordinaria, quindi che ne so, fare una manutenzione, andare a sostituire gomme, impianto frenante, la valvola del pop-off del ragazzo qua dietro, esatto, che avevo messo, che io ho tolto già perché su S3 fischiava troppo. Andate a seguirlo e 50 euro me li dai dopo. Se il video vi è piaciuto, pensavo di più, però. Ma no, 50 bastano. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi, commentate e mi raccomando, iscrivetevi, che il 70% guarda i contenuti e non si iscrive. Era il 54,2. Tuo? Come è possibile? No, il mio è 70. Vabbè. Quindi comunque iscrivetevi. Bene, ciao. Alla prossima.